Buongiorno a tutti cari amici rossoneri e benvenuti su questo nuovo video. Spero siate ancora in vacanza, che vi stiate divertendo. Io sono in un'altra location, come potete vedere, non sono a casa mia e anche durante le vacanze cerco di essere più attivo possibile. Prima di iniziare vi devo dire che sono molto attivo su Instagram, quindi seguitemi lì perché do le notizie in tempo reale su quello che riguarda il calciomercato del Milan. E oggi invece volevo fare appunto un punto della situazione del Milan, su chi sta per arrivare, su chi stiamo trattando in questi ultimi giorni di mercato, in cui il Milan deve assolutamente ancora rinforzarsi per quello che riguarda sia il centrocampo che anche nella parte dell'attacco, perché siamo ancora incompleti, ci manca un trequartista. Un uomo che possa fare sia il trequartista che l'ala destra e un centrocampista. Per quello che riguarda sulla tre quarti, non so se arriveranno sia l'ala destra che il trequartista, ma penso che arrivi uno che sappia fare entrambe le cose, o magari preferiranno sostituire soltanto la parte della tre quarti, perché vi ricordo che abbiamo soltanto Diaz e ci manca l'erede tra virgolette di Çalhanoğlu. Invece sulla destra dovrebbe arrivare Florenzi, che ormai è vicinissimo all'arrivo a Milano. Mancano i dettagli, è da un paio di giorni che dicono tutti quanti che mancano sti dettagli economici. Speriamo che arrivi presto e che possa rinforzare bene la parte di destra. Lui può fare tantissimi ruoli, ha fatto in passato qualsiasi ruolo, sia sulle fasce ma volendo anche come centrocampista, ha giocato, insomma, ha fatto un sacco di ruoli, quindi è un jolly per Pioli sicuramente, ha esperienza internazionale, è un giocatore che dal mio punto di vista, visto anche le cifre che si parlano, quindi di un milione e mezzo di prestito oneroso con il diritto di riscatto e non l'obbligo, secondo me è un'ottima operazione. È italiano, conosce bene la Serie A, mi sembra anche piuttosto motivato da quello che dicono le voci, perché appunto ha rinunciato anche all'ultimo mese di stipendio dalla Roma per poter venire al Milan, quindi mi sembra un ragazzo pronto per questa avventura. Speriamo che sia il giorno di Florenzi. E poi il Milan sta trattando con il Chelsea per Bakayoko, a quanto pare. Si parlava di Adli nei giorni scorsi, ma il Bordeaux chiede troppi soldi e quindi il Milan sta virando su Bakayoko, che è sicuramente un innesto anche qui di esperienza. Conosce anche già Milanello, quindi sicuramente se dovesse venire non sarebbe così disorientato, non avrebbe neanche il tempo, non avrebbe bisogno neanche del tempo di ambientarsi, ma appunto potrebbe già inserirsi subito e sarebbe già pronto per affrontare il campionato. Vi ricordo che il campionato inizia questo weekend già, quindi il Milan insomma è ancora incompleta come squadra. Dubito che arrivino tutti subito in questa settimana, però entro la fine del mercato mi auguro che il Milan comunque compri qualcuno, perché così non possiamo affrontare tutta la stagione, perché vi ricordo che c'è la Coppa d'Africa, ci sono tante competizioni anche durante l'anno, tra cui la Champions, che si spera che si vada più avanti possibile. E poi bisogna anche riconfermarsi in campionato, visto che comunque la Juventus si è rinforzata, l'Inter, nonostante le due cessioni importanti, non è rimasta lì a guardare, e anche le altre squadre come Napoli, Roma, sono comunque tutte squadre che hanno allenatori importanti e che sicuramente vorranno tirare fuori con le loro rose il massimo. E quindi il Milan, dato che è stata la squadra che ha cambiato di meno, mi auguro che questo sia un vantaggio per noi, magari per partire alla grande. Le prime due partite, Sampdoria e Cagliari, non sono impossibili, poi c'è anche la sosta delle nazionali, quindi speriamo di poter fare 6 punti.
E niente, questo è il quanto di oggi. E se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, dite la vostra, dite anche voi se questo calciomercato del Milan vi sta convincendo oppure no. Iscrivetevi intanto al canale, seguitemi su Instagram perché lì, ripeto, do tanti aggiornamenti su quello che riguarda il Milan. E noi ci vediamo in un prossimo video. Buone vacanze per chi è ancora in vacanza come me. Invece per gli altri, buon rientro. Ciao ragazzi!